trova la dottoressa Padella è semplicemente la conclusione di una prima fase dell'attività di indagine, proprio grazie al costante e proficuo scambio informativo tra la squadra mobile e i commissariati, nonché anche all'intuito di alcuni operatori, penso a una poliziotta in particolare del commissariato di Sanremo, che dall'estrapolazione delle immagini relative a un episodio incendiario messo immediatamente in contatto l'autore di questo fatto con un soggetto che era già attenzionato dalla squadra mobile nell'ambito di ulteriori episodi incendiari verificatisi nel comprensorio di Ventimiglia. I fatti oggetto di questa attività sono appunto numerosi. Il primo, in ordine temporale, con riferimento agli episodi incendiari, è proprio quello del punto B di Piazza Bresca. Voi ricorderete, a ottobre del 2014, nella notte viene data fuoco al deor esterno del punto B e attraverso il cospargimento della benzina di liquido infiammabile ad opera in particolare di un soggetto che noi abbiamo potuto poi evidenziare dalle telecamere di videosorveglianza interna, riuscendo poi a verificare che questa persona si era fornita dell'aiuto e della collaborazione di un complice che aveva svolto le funzioni di palo. Nel caso particolare, l'autore materiale di questa condotta è da individuarsi appunto nel Sisin di Luca, classe 88, il quale a sua volta si era recato appunto sul luogo insieme a De Angelis Gabriel del 92, e dopo aver dato spaccato con la vetrata dell'accesso, versato e cosparso dell'olio esterno di liquido infiammabile, aveva dato fuoco all'esercizio pubblico. L'aspetto significativo di questo episodio è anche che il punto B, come voi sapete, è al piano terra di uno stabile abitato. Le fiamme si sono sparse immediatamente, hanno interessato anche i piani superiori. Voi vedete la facciata assolutamente appunto annerita dalle fiamme, mettendo in pericolo la pubblica incolumità, tant'è che appunto questo episodio è un episodio di vero e proprio incendio che è stato contestato a questi due soggetti. Noi abbiamo potuto verificare la loro partecipazione da un lato attraverso l'analisi delle immagini di videosorveglianza, dall'altro anche che hanno ripreso direttamente i soggetti e che ci hanno consentito poi di trovare in sede di successive operazioni di perquisizione dei riscontri oggettivi determinati dal vestiario utilizzato da queste due persone. Dall'altro anche il mezzo con il quale si sono recati sul luogo, che era un'autovettura in uso a uno dei due soggetti, che è stata ripresa anche nelle vicinanze del locale incendiato, addirittura a fermarsi in prossimità della stradina proprio per verificare il buon esito dell'attività illecita che avevano precedentemente commesso. Sempre sul territorio di Sanremo, i due episodi incendiari che hanno interessato la concessionaria Zoccarato. Gli episodi risalgono al 9 di aprile il primo e al 25 aprile il secondo, a distanza di due settimane. Anche in questo caso figura di riferimento è quella predetto Luca Sisini, che è stato partecipe ad entrambi gli episodi incendiari, e entrambi con soggetti che non sono attualmente attinti da misura cautelare, per i quali ovviamente quindi non vi daremo altri ulteriori elementi, e che si sono comportati da manovalanza soldata dallo stesso Sisini per lo svolgimento e l'esecuzione di questi attentati. In particolare nel primo episodio incendiario, quello del 9 di aprile, il Sisini si è recato sul luogo del fatto con un'autovettura. Come si vede dalle immagini che state vedendo qui, l'autovettura si è posteggiata all'esterno del cancello che deriva dall'accesso al parcheggio della concessionaria, dopodiché il complice ha scavalcato il cancello, si è portato all'interno, Sisini gli ha passato delle taniche di benzina ed è stato appiccato il fuoco ad un'autovettura, fiamme che poi hanno interessato anche peraltro l'impianto elettrico, quindi determinando anche il pericolo di un ulteriore incendio. Ma siccome l'incendio non era andato a buon fine, il soggetto ha pensato bene di tornare sul posto a distanza di un paio di settimane, questa volta accompagnato da un ulteriore complice. Hanno cercato di forzare la porta d'ingresso dall'autosalone, non riuscendoci hanno cosparso la vetrata esterna, anche qui dando fuoco. Vedete, le modalità esecutive in tutti questi episodi incendiari sono analoghe, cioè il cospargimento di liquido infiammabile e poi l'innesco a distanza con un'ulteriore bottiglietta di plastica per poi appunto allontanarsi immediatamente dal luogo del fatto.
in questo secondo episodio incendiario, anche questo fortunatamente non ha avuto un buon esito, tuttavia appunto la platealità dei gesti e il fatto che fosse coinvolto per la seconda volta a distanza di 10 giorni questo esercizio commerciale ha destato un grande allarme sociale ed è appunto motivo di soddisfazione il fatto di essere venuti a capo di questa vicenda. Questi sono i 3 episodi per sommi capi che hanno riguardato il territorio di Sanremo e il materiale, il probatorio acquisito è relativo appunto ai sistemi di videosorveglianza sia interni all'autosalone e al pub, sia anche le telecamere cittadine diffuse nel percorso che ci hanno consentito anche di avere ulteriori riscontri legati al passaggio dei mezzi utilizzati nel compimento di gesti attraverso anche il rilevatore palco che c'è sul bordighera, quindi abbiamo potuto con certezza identificare queste persone. In uno dei 2 episodi, peraltro, Sicilia e il suo compito sono stati anche controllati da una pattuglia della stradale in prossimità del luogo del fatto e in orario assolutamente compatibile con lo stesso. Riscontri ancora ulteriori sono stati poi dati dall'analisi dei tabulati del traffico telefonico che hanno agganciato delle celle perfettamente compatibili con l'orario rispetto all'esecuzione degli attentati incendiari. Questi gli episodi relativi al territorio di Sanremo, ma questa figura di Sicilli è in particolare diciamo in concorso con De Angelis Gabriel, ricorre anche nell'esecuzione di un ulteriore episodio incendiario che questa volta abbiamo accertato essersi svolto per motivi meramente passionali. Mi riferisco all'incendio che si è sviluppato all'interno di un'abitazione di Camporosso e con modalità anche quelle particolarmente fastidiose, perché dopo aver spaccato un vetro al primo piano con un vaso di terracotta hanno anche rilanciato del liquido infiammabile e dato fuoco a un appartamento che poteva essere diciamo abitato in quel momento, causando un grave pericolo per le persone e per l'incolumità pubblica. Anche in questo caso diciamo le fiamme non si sono propagate grazie a un pronto intervento dei vigili del fuoco. L'episodio è ad una relazione sentimentale intrattenuta dal soggetto che abitava questo immobile con la ex fidanzata di uno degli arrestati, e in particolare appunto di De Angelis Gabriel. Poi io sto facendo adesso un discorso di carattere generale perché poi vi dirò qual è stato anche un elemento che ha portato un grosso riscontro a tutti questi episodi incendiari, che è dato dalle dichiarazioni sostanzialmente confessorie rese dagli stessi nell'ambito delle intercettazioni che abbiamo posto in essere, in particolare intercettazioni ambientali.